Il mondo dello spettacolo è profondamente triste e amareggiato per la morte di Ezio Bosso a soli 48 anni. E tra i più colpiti c'è anche la bella, brava e simpatica Alba Parietti, che su Instagram ha dedicato a Bosso ben due post con una sua foto e un altro con una foto di loro due insieme. In particolare Alba avrebbe scritto: "Ciao Ezio, ma con questo non lo posso accettare, questo triste, post troppo triste, pensare che non ci sei più. Non riesco ad accettare, non l'ho mai accettato e non l'accetterò mai. Mi hai voluto proteggere dal dolore. Con tutta la tua forza in questo sei stato ingiusto e meraviglioso." Insomma, è un'Alba Parietti commossa, molto amareggiata, che veramente non riesce a darsi pace per la morte, per la scomparsa di un personaggio leggendario, straordinario, aurico e incantevole come Ezio Bosso, un pilastro della musica. Io ricordo quando vidi Ezio Bosso qua a Sanremo in TV, e quando suonava si vedeva proprio che la musica lui la interpretava e la viveva da dentro. In buona sostanza era come se, idealmente parlando, quella musica che lui componeva e che realizzava la vivesse in prima persona, la sentisse, la percepisse completamente. Vi ringrazio per l'ascolto di questo video di oggi, per la visione. Iscrivetevi se vi va, commentate. Un saluto da Leandro, narratore italiano.